Allora, ragazzi, no, tranquilli, non sono diventato pazzo da utilizzare tre microfoni in un unico video. Ovvero, sì, uno di questo è in funzione ed è proprio questo qui. Allora, fatto sta che durante la discussione con un amico, stavamo parlando di microfoni e di dispositivi, ha detto: "Ma tu hai quei microfoni wireless, ma perché non porti un video confronto tra tutti e tre?" Ed è per questo che li ho messi, anche perché qui sul canale non ho mai portato un video confronto tra dispositivi. Questo è il primo, ho detto: "Ma perché non farlo?" Quindi utilizziamo i tre microfoni wireless che ho e portiamo un video confronto, ovvero un audio confronto, mettetela un po' come volete. Anche perché nell'ultimo periodo, ragazzi, sto provando più microfoni io che una redazione televisiva. Sì, ragazzi, potrebbe essere un paradosso, ma in realtà è così, perché tra questi wireless, che ne sono tre, quelli cablati, che ne sono due qui, due lì, sono quattro, più una registratore vocale, quindi più o meno sono attorno ai 9-10 dispositivi audio che ho, quindi tra microfoni wireless e cablati che ho. Ma maggiormente proviamo questi qua, quindi vi porterò un video audio confronto con questi tre. Dopo la sigla, ovviamente vi parlerò di tutto, quindi sigla. Allora, ragazzi, innanzitutto, a parte gli scherzi, togliamo i due microfoni che non sono in uso, togliamo anche questo qui e rimaniamo solo con questo qui. Allora, lo rimetto al suo posto, sperando che voi riusciate a sentirmi. Eccomi qua. Allora, praticamente, iniziando questo video, voglio subito dirvi alcune precisazioni. Voglio subito farvi alcune precisazioni. L'audio che sentite da questi tre microfoni, ovvero l'audio registrato, come viene registrato, così viene inserito all'interno del video, quindi nessun tipo di modifica. Detto questo, ragazzi, noi possiamo andare avanti. Ah, e prima di andare avanti, prima di dimenticarmi, di questi tre microfoni trovate le video recensioni singole qui sul canale. Magari ve le lascio qui nelle schede e alla fine di questo video. Detto questo, possiamo andare avanti e iniziamo proprio da lui, ovvero il GimPro che Moman mi ha inviato gentilmente qualche mese fa, proprio per l'appunto, per farmelo provare. Questo qui è un microfono nato principalmente per gli smartphone, che può essere utilizzato per gli smartphone, e difatti lo sto registrando dal mio smartphone con l'applicazione RecForge 2 Pro. Questo microfono è predefinito così com'è, quindi non ha un gain modificabile né prima né dopo né durante la fase di registrazione, quindi è predefinito. L'audio non è corposo, ma molto chiaro e bilanciato, diciamo a punto giusto. Quindi tutto l'audio registrato, ragazzi, risulta essere abbastanza pulito e bilanciato e chiaro. Mentre invece l'audio registrato in esterna, beh, qui ci sta qualche incertezza, perché si riesce a catturarlo, si riesce a sentire la nostra voce, ma se tira anche un filino di vento, purtroppo riesce a captare anche quel vento, e diciamo che durante la registrazione quel fruscio di vento si sente anche da questo microfono. Però, fatto sta, devo dire che per girare dei video al volo con questo microfono oppure una clip audio è niente male. Quindi io ve lo posso consigliare, quanto no, però io diciamo che attualmente lo utilizzo per una cosina a volo, ma ragazzi, questo microfono è nato più per gli smartphone. Adesso passiamo al secondo microfono. Allora, ragazzi, adesso arriviamo al secondo microfono di questo video, ovvero il secondo confronto. È il Syncope P1T che ho acquistato qualche mese fa, più di 2 mesi fa, ed è un microfono che mi ha convinto di più rispetto a GimPro. Come sto registrando l'audio? Alla stessa maniera di prima, quindi dallo smartphone e dall'applicazione RecForge 2 Pro, ciò vale a dire un audio separato dal video anche in questo caso. E rispetto a GimPro abbiamo una leggera qualità
audio in più. Sì, perché abbiamo un audio leggermente più corposo, leggermente più chiaro e leggermente più pulito. Anche qui, come Gym Pro, stessa cosa, gain predefinito, cioè vale a dire che non possiamo variarlo né prima, né dopo e né durante la fase di registrazione audio, ma sempre come prima, dall'applicazione come RecVoice potete variare questi parametri, ma con questo qui sì, si riesce ad aumentare leggermente la qualità, ma anche qui ve lo sconsiglio perché potrebbe sentirsi qualche leggero disturbo, non un disturbo ma leggero, quindi ve lo sconsiglio e vi consiglio di registrare l'audio così come viene registrato. Al massimo fate una pulizia in post produzione, una leggera modifica in post produzione, ma in questo caso gli audio che state ascoltando in questo video sono così come li ho registrati, senza nessuna modifica, ve lo ricordo fino a fine video. Quindi questo dispositivo all'aperto rispetto a Gym Pro abbiamo una qualità, non dico a top ma buona, e devo dire che anche se abbiamo girato un video all'aperto, una clip audio all'aperto, non riesce a catturare i rumori di fondo, ma ovviamente se ci sta un leggero, ma dico leggero, fruscio di vento, quasi durante la registrazione, dopo la registrazione neanche si sente. Quindi si può dire che questo Syncope 1T riesce ad isolare abbastanza bene i rumori di fondo. Ovviamente non abbiamo un filtro pop che va ad eliminare i frusci di vento, però già riesce a fare il suo lavoro. Quindi devo dire che sotto questo aspetto il Syncope 1T rispetto al Gym Pro di Moman, la qualità è leggermente superiore rispetto a Gym Pro. Quindi ragazzi, questo microfono io l'ho utilizzato fino a qualche video fa, ma adesso arriviamo all'ultimo microfono. Allora ragazzi, e per finire, come vi ho detto prima, arriviamo all'ultimo microfono, ovvero sempre di Moman, con il modello C1X. Eccolo qua, lo sto utilizzando, ma lo potete vedere anche in questa clip, ed è un microfono, ve lo dico subito, è diventato il mio microfono predefinito per quanto riguarda i video qui sul canale. Sì ragazzi, perché questo audio arriva direttamente dalla fotocamera. Sì, perché se avete seguito la recensione, questo microfono lo posso collegare non solo ad un dispositivo mobile come smartphone, un tablet, computer, ma in questo caso anche da una fotocamera. Quindi questa è la possibilità che ho io, questo è quello che cercavo in un microfono, perché posso collegare direttamente il microfono alla fotocamera senza doverlo poi andare a sincronizzare in post produzione, anche perché ultimamente era diventato un po' rompiscatole, come ho detto nell'altro video, la mia Lumix 6 minuti di video spezza il video e ne inizia un altro, mentre invece la fonte audio era unica. Ma al di là di questo, quindi questo microfono, ripetendo, lo sto registrando direttamente dalla fotocamera, quindi la fonte audio arriva direttamente dalla fotocamera, e devo dire che rispetto a Syncope 1T e rispetto al Gym Pro di Moman, quindi lo state ascoltando direttamente, ma lo potete ascoltare anche nella video recensione che ho fatto, e avete lì un video molto più lungo, un audio molto corposo, molto pulito e molto chiaro. Rispetto agli altri due ha un gain predefinito, sì, ma possiamo anche andare a modificarlo per ogni microfono, sì, perché nella confezione sono, è una coppia di microfoni, quindi dal ricevitore si può variare il gain sia prima sia dopo sia durante la fase di registrazione. Quindi ragazzi, lo potete impostare come volete, più alto, più basso, non è che ci sia un indicatore, però io lo lascio predefinito così com'è, in modo da avere un audio sempre molto corposo, molto pulito e molto chiaro. All'aperto, ragazzi, all'aperto mi ha stupito, perché se io giro un video in esterna oppure catturo un audio in esterna, non so, tipo un vlog, ragazzi, che ci sia il filtro pop o meno, riesce a fare lo stesso lavoro, riesce a isolare tutti i rumori di fondo e, ragazzi, riesce anche ad evitare i frusci di vento, anche quelli molto forti. Ovvero, è vero che con il filtro pop si riescono a diciamo limitare tutti questi rumori di fondo e i frusci di vento, ma ragazzi, anche senza, questo Moman C1X riesce a dare veramente un audio che a me piace veramente tanto. Allora, io non sono un esperto di microfoni, però per l'audio
che sono riuscito a percepire durante in questi mesi da ognuno di questi microfoni, io dal mio orecchio sono riuscito a captare, ovvero a percepire quella qualità in più da uno rispetto all'altro oppure dall'altro rispetto ad uno. Quindi sono arrivato ad una conclusione che al momento, e dico al momento, preferisco utilizzare il Moman C1X, perché ragazzi, oltre ad avere quella cosa che lo posso collegare sulla slitta della fotocamera e catturare l'audio direttamente dalla fotocamera, ma ragazzi, devo dire che è un dispositivo che si è fatto veramente valere. Con questo è il terzo, quarto video che giro con questo microfono, ma ragazzi, si è fatto veramente molto molto valere. Siamo arrivati alla fine di questo video, avete ascoltato gli audio di tutti e tre, vi ripeto, allora, se volete le video recensioni singole di ogni uno di questo microfono, nelle schede alla fine di questo video trovate le singole video recensioni. E poi qua in basso nella descrizione trovate anche i link d'acquisto di ognuno di questi microfoni. Quindi se li volete acquistare, se volete leggere qualche altra cosa, qualche altra caratteristica, nella descrizione trovate i link diretti da Amazon sia per l'acquisto e sia per qualche altra informazione. E ve lo ripeto, nelle schede qui a destra e alla fine di questo video trovate le video recensioni singole. Allora, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, quali di questi tre microfoni vi ha convinto di più. Io vi ho detto la mia, a me mi ha convinto l'ultimo che vi ho fatto ascoltare, quindi Moman C1X, questo qua, ma dovete dirmi la vostra. Quale dei tre preferite? Quindi qua in basso nei commenti fatemi sapere la vostra. E qualora questo video vi fosse piaciuto, ragazzi, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Mi aiutate veramente molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video con chiunque. Quindi con i vostri amici che vogliono acquistare un microfono, vogliono ascoltare le differenze, insomma, condividetelo ovunque. Dopo la condivisione, ragazzi, mi trovate anche su Instagram, @medicosnake, ve lo ricorda l'animazione, il banner, chiamatelo come volete, qua in basso, eccolo qua. E noi, ragazzi, ci vediamo qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!